carta con funzione, accesso facilitato, semplifica la vita. È sufficiente avere la carta addosso mentre ci si avvicina al veicolo e questo si sbloccherà automaticamente. Lo sblocco del veicolo è confermato dal lampeggiamento delle luci di emergenza, seguito dall'accensione delle luci di posizione. Controllare che le porte e il bagagliaio siano chiuse correttamente in modo da poter bloccare il veicolo. Portare con sé la carta quando si esce dal veicolo e questo si bloccherà automaticamente quando ci si allontana dall'area di accesso. Le luci di segnalazione pericolo lampeggiano due volte. È anche possibile chiudere il veicolo manualmente premendo questo pulsante sulla carta e su quello per aprirlo. Utilizzare questo pulsante sulla carta per accendere o spegnere le luci del veicolo da remoto. Un trucchetto per individuarlo in un parcheggio, ad esempio. Utilizzare questo pulsante solo per sbloccare il bagagliaio. Infine, ricordare che è possibile utilizzare la chiave integrata nella carta Dacia se necessario. Per accedere alla chiave, far scorrere il vano come riportato di seguito. Aprire lo sportellino per accedere al blocco. Ora è possibile aprire la porta. Per avviare il veicolo, accertarsi che la scheda viva voce sia all'interno della vettura. Se il veicolo è dotato di cambio manuale, premere il pedale del freno o della frizione e premere il pulsante di avviamento. Si noti che se una marcia è inserita, è necessario premere il pedale della frizione per partire. Se il veicolo è dotato di cambio automatico, la leva del cambio deve essere in posizione P o N. Quindi premere il pedale del freno e premere il pulsante di avviamento. Tenete presente che se una qualsiasi delle condizioni di partenza non è soddisfatta, sul cruscotto apparirà un avviso.